Bentornati su Radio Web in Volo e iniziamo questa settimana di trasmissioni con il nostro format socialmente utile, socialmente utile, e tornano a trovarci. Ecco, aspetta solo un secondo. Eccoci qua. Tornano a trovarci Roberto Sbriccoli e John Bianchi, che abbiamo già ospitato all'interno di questa nostra rubrica. Bentornati, ciao, grazie per essere di nuovo qui con noi. Ecco, Buonasera a tutti, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao Paolo. ciao a voi, ecco, e torniamo a parlare di Back to Campi. Ci eravamo sentiti appunto Roberto Sbriccoli nel periodo pasquale e gli ho chiesto: ma come sta procedendo appunto il vostro progetto di rinascita sociale, appunto, in quanto Back to Campi, il progetto appunto promosso da lui, dalla prologo appunto di Campi. Dimmi se sto dicendo qualcosa di sbagliato, mi raccomando. Ecco, Giusto, tutto perfetto. ti chiedevo appunto come stesse procedendo e se fosse utile in qualche modo magari dedicare spazio qui su Radio Web in Volo per parlare di come stesse andando avanti appunto la rinascita appunto di Campi di Norcia, che appunto nel 2016-2017 era stata colpita dal terremoto. E ti lascio direttamente la parola. Come sta procedendo? E in realtà mi hai già accennato che ci sono dei risvolti importanti in questo progetto. Eh sì, il nostro progetto, diciamo, sta andando avanti anche con le varie attività che facciamo per cercare di tenere vivo, vitale il territorio, naturalmente attraverso il creare iniziative che coinvolgono le persone che vivono su questo territorio e anche le tante persone che ci vengono a trovare con cadenza quasi settimanale, perché abbiamo rapporti continui con tanta gente che viene sul territorio per continuare a sostenere il nostro progetto di rinascita sociale, fare qualcosa di super propositivo nei nostri confronti. Quindi questo, diciamo, è un discorso che va avanti ormai da tempo e continua con molta, veramente con molta felicità da parte nostra. E poi, per quello che concerne proprio il progetto vero e proprio dell'area turistico-ricettiva a cui stiamo lavorando, abbiamo riscontrato un po' di problematiche che dobbiamo risolvere, vogliamo risolvere, perché è giusto che troviamo, come si suol dire, il bandolo della matassa per andare avanti, perché abbiamo un obiettivo davanti ben chiaro, che è quello di creare opportunità su questo territorio, e Back to Camp è proprio questo: creare opportunità, perché chi vuole, cioè, da parte nostra ci siamo dati questo obiettivo: vogliamo vivere qui, cerchiamo di fare qualcosa per noi, per vivere qui nel migliore dei modi. Quindi non sopravvivere, ma vivere, vuol dire. Assolutamente. E guarda, farei giusto un attimo vedere un pezzo appunto della clip che mi hai mandato. E poi in realtà, scusami Paolo se ti interrompo, quello che ti ho mandato è una notizia bellissima che proprio ieri è stata, tra l'altro, mandata in onda dai TG, diciamo, regionali dell'Umbria, che in pratica sembrerebbe che dopo, ormai siamo entrati nel settimo anno dall'evento sismico, dopo 7 anni si stia muovendo qualcosa di importante anche inerente al nostro borgo storico, il Castello di Campi, il nostro Campi Alto, la nostra perla, il nostro gioiello incastonato sulle montagne dei Monti Superiori. Sembrerebbe che veramente attraverso la creazione di un consorzio, attraverso il lavoro duro, come si suol dire, venti a tre a terra, sta portando buoni frutti, e quindi si presume che a breve, insomma, inizieranno perlomeno lo sgombro delle macerie. E poi è partita anche la progettazione del borgo, con tutte le sue problematiche, che poi tra l'altro sono anche enunciate nel servizio che farai vedere, insomma, senza problemi. Esatto, ve lo proponiamo qui di seguito. A 7 anni dal sisma della Valnerina, Campi di Norcia resta l'unica zona rossa. È istituito un consorzio composto da 101 privati per far rinascere il borgo.
Nella frazione di Campi Alta a Norcia le macerie sono rimaste esattamente dove erano cadute 7 anni fa, ma a giugno potrebbe iniziare la rinascita del paese grazie a un consorzio. Ivano Porfiri. Il tempo a Campi Alto si è fermato il 30 ottobre 2016. Da 7 anni la frazione aggrappata su un crinale è zona rossa, l'unica rimasta a Norcia e tra le poche dell'intero cratere. Nemmeno un sasso è stato spostato e proprio la rimozione delle macerie sarà la prima operazione del cantiere della ricostruzione, gestita dal consorzio Ricostruiamo Campi. È stato costituito venerdì mettendo insieme 101 proprietari privati, oltre alla curia per una chiesa e 2 oratori. Tutto grazie a un'ordinanza apposita del commissario, firmata il 31 dicembre. Il soggetto unico nasce proprio da questa ordinanza e anche dalle caratteristiche del borgo, cioè un borgo complicato sia da un punto di vista urbanistico sia di danneggiamento, perché si interconnette un danneggiamento pubblico a quello privato, quindi difficile anche definire gli spazi e i confini tra l'uno e l'altro. Proprio queste difficoltà hanno fatto sì che il consorzio sia stato autorizzato anche a operare su alcuni manufatti pubblici, un caso scuola, spunto per alcuni articoli del testo unico sulla ricostruzione. L'unica regia si spera possa far accelerare sui tempi. A giugno pensiamo già di avere un'impresa all'interno dell'abitato e i tempi di ricostruzione saranno, possiamo sperare in 4-5 anni. Ecco. La ricostruzione privata costerà sui 20 milioni, per la parte pubblica, cioè sottoservizi, mura, torre, porte, in capo invece all'ufficio speciale per la ricostruzione ci sono 16 milioni, più altri 12 attivabili. La chiesa di Sant'Andrea ha poi in dote 4,5 milioni. Da un punto di vista estetico il borgo tornerà come prima, anche riutilizzando le pietre cadute, ma la vera scommessa sarà riportare in vita l'anima del paese. Qui dobbiamo avere la forza, di portare avanti un recupero sociale perso in questo lungo periodo di attesa. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e buona serata. Ecco, quindi nell'arco di 4-5 anni, secondo appunto questo progetto, questo consorzio, si dovrebbe tornare comunque a riavere i campi come era prima del terremoto, quindi secondo questo progetto, insomma. Speriamo vivamente, perché per noi il borgo di Campi Alto, il borgo del castello di Campi è veramente fondamentale, importante, perché era un luogo bellissimo turisticamente, attrattivo per questi nostri territori, per questa nostra valle, e quindi sicuramente noi ci aspettiamo che ciò accada, speriamo, insomma, che forse potrebbe sembrare ottimistica come previsione 4-5 anni, però ripeto, noi lo speriamo vivamente che ciò si possa realizzare, anche perché come dicevamo Paolo, sono passati 7 anni, ragazzi, sono tanti, troppi, e in questi frangenti il fattore tempo non è un fattore di poco conto, perché purtroppo si cade nel dimenticatoio, la gente se ne va perché non ha più la propria casa, non ha modo di poter tornare, perché molte di quelle case erano case che venivano frequentate durante i periodi di vacanze, fine settimana, le feste, quindi era un richiamo, un'attrattiva turistica importante anche per chi veniva anche soltanto il fine settimana. Poi all'interno del borgo c'erano due bed and breakfast, quindi due strutture che ospitavano anche i turisti. Quindi ripeto, è fondamentale riavere campi, il nostro campi, insomma. Quello è veramente, oltre a tutto quello che stiamo facendo noi per la ricostruzione non solo delle case, perché quello lì non spetta a noi alla fine come associazione, come persone. Noi stiamo lavorando in quella che è la ricostruzione sociale, del tessuto sociale, le persone che cerchiamo sempre di stimolare attraverso iniziative e quant'altro. Poi dopo la ricostruzione, ripeto, delle abitazioni, delle case, quella non è di secondaria importanza, anzi, avere le strutture
è importante avere le strutture e oltretutto piene, cioè senza avere le persone all'interno di queste strutture, non fare la solita cattedrale nel deserto che rimanga vuota e rimanga un paese fantasma. Ecco, non vogliamo assolutamente questo, vogliamo che si crei veramente il presupposto perché campi ritorni fiorente com'era. Assolutamente. Poi ho voluto anche John, perché tra l'altro mi dicevi che sei stato di recente appunto a Campi. John è di casa, è una carissima persona, un carissimo amico che mi ha fatto questa sorpresa qualche giorno fa. Eravamo qui insieme all'interno della nostra Prologo e con bellissimo piacere, insomma. Quindi, sì, quando passo lì vicino cerco sempre di venire a farti un saluto, perché è un piacere vedersi. Approfitto intanto, ringrazio Paolo di questo invito a partecipare, perché guarda, ci tenevo a dire una cosa, che vabbè, con Roberto c'è un rapporto di amicizia ormai di lunga data e mi fa sempre piacere stare con lui. Con Paolo mi piace collaborare e soprattutto vorrei anche sottolineare, cioè, l'aspetto sociale della trasmissione di Paolo, che oltre ad aver parlato una volta gli piace riprendere i contatti e far vedere effettivamente se c'è stato un seguito, quindi riprendere le problematiche. Poi volevo anche ricordare che Roberto è uno che, oltre ad essere direttamente collegato, cioè lui ci porta la sua esperienza come Proloco, ma anche come persona, perché lui stesso è una delle persone che ha perso la casa in quell'evento. Quindi quello che si dice Roberto è veramente quello che la situazione reale. Tra l'altro anche pensavo anche questo, sulle aree terremotate, in questo momento c'è tanta confusione, quindi ci sono dei media che non ne parlano affatto, c'è qualcuno che sostiene che la ricostruzione è ripartita a pieno ritmo, qualcuno che vede le gru, ma in realtà c'è molta confusione, quindi sentire una voce dall'interno per me è fondamentale, perché far capire realmente com'è la situazione, perché la burocrazia italiana è pesante, a tempi lunghissimi, e come diceva Roberto, chi ha perso la casa è ancora lì da 7 anni a aspettare delle informazioni, è in una situazione difficile, molto difficile, infatti. Non è semplice assolutamente. Esatto. Purtroppo poi se vogliamo, diciamo, andare a mettere un pochino i puntini sulle i, come si suol dire, noi in qualità di terremotati abbiamo avuto una serie di eventi che purtroppo si sono ritorti contro di noi. Cioè, se tu consideri, io considero veramente l'evento sismico come una cosa integrante di questo territorio, perché purtroppo è così, è un territorio di sismico di classe 1 che ciclicamente qualcosa succede. La storia racconta che Norcia è stata distrutta dai terremoti 8 volte, questa è stata la 9ª, quindi non è una novità nell'arco dei secoli che succedono queste. È vero che con cadenze più o meno lunghe ogni tanto qualcosa si muove, un evento sismico come quello che abbiamo vissuto non lo conosce nessuno che è in vita, perché è talmente tanto forte che dalla storia che viene raccontata, che nel 1703 forse c'è stato qualcosa di simile, quindi parliamo di qualche secolo fa. Però ripeto, è un territorio sismico e, diciamo, il terremoto, l'evento tellurico è la cosa più naturale di questo territorio. Il problema è che dopo ci sono scatenate dietro una serie di, purtroppo, di problematiche. Nel momento in cui si sta cercando di rialzarti è arrivato il Covid, che ha complicato. Covid poi è una cosa che ha interessato tutti a livello globale, quindi ti ha rimesso completamente in ginocchio di nuovo e tutto quanto si è completamente ribloccato. Poi se vogliamo parlare della bolla speculativa del 110%, dell'aumento esponenziale delle materie prime, della guerra, di quello, di quella, su tutte cose che sono andate, si sono infilate una dietro l'altra e hanno purtroppo rallentato ulteriormente quello che era il processo di ricostruzione, perché parlando del 110, i prezziari adottati per il 110 erano qualcosa di stratosferico e quindi la ricostruzione non era competitiva per le imprese, quindi tutta una serie di cose che purtroppo si è incastrata una con l'altra e ha fatto sì che, ripeto, tutto quanto fosse ulteriormente rallentato. Per poi, per non parlare di quello che è l'aspetto burocratico, le regole, i vari incastri che si devono verificare perché tutto quanto possa camminare. Insomma, non dimentichiamoci che siamo in un territorio bellissimo, però ci sono
innumerevoli, molteplici vincoli ambientali con il parco, la sovrintendenza, i beni ambientali, quindi ci sono talmente tante problematiche legate a questi enti che devono dialogare e a volte non dialogano, quindi è un problema veramente molto serio. Quindi speriamo che questa nuova notizia sia di buon viatico veramente, perché ci sia veramente una nuova ripartenza, un'accelerazione sulla ricostruzione, perché poi non dimentichiamoci che la zona del cratere, Johnny l'ha visto, lo vede quando viene a Campi, trova sempre uno striscione attaccato, unica grande opera ricostruire il centro Italia, perché non dimentichiamoci che il centro Italia è il cantiere più grande del mondo, ragazzi. È il cantiere più grande del mondo, c'è talmente tanto lavoro che si potrebbe dar lavoro veramente per generazioni e generazioni, è estesissimo. Quindi è questa, insomma, la volontà, speriamo che sia quella, sia la volontà buona, perché tutto acceleri. Bene. E soprattutto aggiungere anche una cosa, o meno, vorrei chiedere a Roberto di spiegarci un po', perché da un lato c'è la ricostruzione effettiva, quindi le case, le strutture, dall'altro c'è tanta promozione dell'attività del luogo, quindi iniziative sui monti, la Sibilla o l'Etale. Parlaci delle ultime, iniziative, diciamo così, di coinvolgimento. Sì, noi ripeto, cerchiamo sempre di attraverso i social, attraverso anche a Radio Web in Volo, quindi grazie nuovamente Paolo per questa opportunità che ci dai, perché ripeto, per noi è una voce in più che riusciamo a far uscire fuori da questi territori, quindi grazie veramente con tutto il cuore. Noi ripeto, da parte nostra ci mettiamo tutto, lo spirito e l'anima. Ieri abbiamo avuto un'altra iniziativa, abbiamo fatto un gemellaggio con dei ragazzi che fanno dei progetti in Africa, un'associazione Gli Occhi della Speranza, ci vogliono portare addirittura in Africa, ragazzi, cioè, vi rendete conto dove c'è l'amore e la solidarietà, l'amicizia che dura nel tempo. E poi come diceva giustamente John, noi facciamo tante iniziative. Uno dei prossimi eventi che avremo a giugno, il 10 e 11 giugno, è la due giorni della Sibilla, che poi, ecco, guardate, non so se si vede, ho qui una piccola brochure che illustra il nostro, questo, diciamo, questa attività di carattere sportivo sociale. In pratica è una due giorni, una kermesse podistica che porterà qui sul territorio atleti da tutta Italia che si cimenteranno sia su una 8 ore il sabato, e la domenica ci sarà l'ultra trial della Lenticchia, che attraverso le montagne, sono tutte gare podistiche che attraverso le montagne percorreranno addirittura anche circa 45 km facendo un giro sui monti sibillini, arrivando anche a Castelluccio e ritornando a Campi di nuovo. Quindi è a livello naturalistico molto impattante, a livello sportivo e sociale è un'attività bellissima, e richiamerà molte diciamo, molti atleti sul territorio. Tra l'altro quest'anno abbiamo inserito anche la prima edizione della Scampignata, che è sempre la domenica, e in pratica è una passeggiata alla portata di tutti, delle famiglie, in cui si percorreranno circa 5 km facilissimi, tutti in piano, in cui faremo visitare il territorio, porteremo le persone delle aziende agricole, gli faremo vedere come si fa il formaggio, la ricotta, gli faremo vedere come si fanno i salumi, gli faremo vedere le api, il miele. Cioè è proprio veramente un percorso emozionale che ti porta proprio all'interno del territorio. Gli faremo conoscere, noi qui a Campi abbiamo una suora eremita nel nostro eremo della Madonna della Croce, Suor Laura, quindi sarà tutto veramente un tuffo completo nel nostro territorio, e attraverso questo vogliamo sempre, diciamo, tenere, come si suol dire, il ferro caldo, e battiamo sempre sulla volontà di andare avanti e di fare qualcosa per noi e per il territorio. Mi riallaccio anche a quello che hai detto delle talee, perché l'area Back to Campi sostanzialmente, diciamo, come vi dicevo, ha riscontrato un pochino di difficoltà, ma noi stiamo andando avanti, perché un paio d'anni fa, circa nel 2021, abbiamo fatto l'iniziativa di un albero per Back to Campi, abbiamo messo a dimora nella nostra area 118 alberi che sono stati adottati da tutta Italia, anche dalla Germania, dall'Olanda, tantissime storie di adozione degli alberi che sono fantastiche, e quest'anno ci siamo messi in testa di cominciare a produrre le siepi che andranno nell'area per delineare tutte le piazzole dell'area Back to Campi,
dove andranno montate le tende, i camper e quant'altro. Essendo un campeggio, insomma, il verde non deve mancare assolutamente. E al momento abbiamo messo in produzione oltre 1300 talee, facendolo tutto quanto da noi, facendo tutto un procedimento particolare attraverso la creazione dell'ormone radicante, dal salice piangente, è tutto un percorso molto molto bello che speriamo abbia porti a frutto tutta quanta questa cosa. E poi magari dietro questo ci legheremo una nuova iniziativa, una nuova attività per coinvolgere magari addirittura i bambini, e il prossimo anno magari far piantare queste talee ai bambini nell'area. Quindi sarebbe una cosa veramente molto bella, e ripeto, noi cerchiamo sempre di fare qualcosa che abbia un risvolto futuro e portiamo avanti sempre il cuore. Quello lo mettiamo sempre di fronte a tutti e vogliamo andare avanti. Non vogliamo, nei miei post, quando pubblico su Facebook o sui vari social, non si molla di un millimetro. È quello, noi non vogliamo mollare, perché ripeto, c'è qualcosa di grande e lo vogliamo portare avanti, assolutamente. No, sicuramente. Poi sapete molto molto bene valutare il territorio, perché cioè l'Italia è piena di bellissimi posti da visitare. In Centro Italia ne ha tanti, e si parla della fioritura di Castelluccio, che è una cosa eccezionale a livello mondiale. Ci si parla di Monti Sibillini, però appunto il sapere nelle difficoltà, in tutto quanto, mettersi insieme e organizzare qualcosa per se stessi, per il turismo, per rivalutare il territorio, è una cosa molto molto preziosa che saprete fare molto, molto bene. Infatti auguro che porti molte soddisfazioni. Guarda, ti ringrazio John, tra l'altro il progetto Back to Campi ha previsto in passato, perché nel lontano 2018, quindi più di quattro anni fa, abbiamo anche costituito una cooperativa di comunità che credo entro quest'anno faremo partire, perché ancora è costituita ma non è attiva, perché stiamo prendendo delle strutture ricettive qui in zona, perché proprio attaccata alla Prologo, di fronte alla Prologo, sulla strada a fianco alla Prologo, verranno delle camere, delle strutture ricettive, prendiamo queste strutture per far partire la cooperativa, quindi creare lavoro, creare opportunità sul territorio e in più accogliere attraverso le strutture ricettive le persone che vorranno venire. Cioè questo è l'obiettivo nostro, creare opportunità, che significa restare sul territorio, altrimenti a voglia che mi giro intorno e vedo un bellissimo panorama, quello che voglio, ma se non c'è la sostanza economica che mi fa restare qui, bisogna essere realistici, insomma, alla fine lo scopo è quello. Quindi anche speriamo a breve che ci consegnino queste strutture che stanno finendo i lavori, magari anche incrocio le dita anche questa per l'estate, magari partirà il borgo di Campi Alto e partirà anche la cooperativa di comunità Valle Castoriana, società cooperativa impresa sociale, che potrà ospitare le persone. È questo il nostro obiettivo, noi puntiamo a questo. Le persone, l'aggregazione, quella è la base di partenza. Assolutamente. Poi lo sai benissimo, John, io mi trovo all'interno della nostra Arca di Noè, questa struttura che è stata veramente il cuore pulsante di tutto. Questa è la mamma di tutto, nasce tutto qui dentro. Se non c'era questa struttura, purtroppo mi rimpiace dirlo, ma saremmo stati uno dei tanti paesini fantasma che purtroppo ci sono nell'Appennino, nelle zone interne, perché c'è lo spopolamento, c'è tutto purtroppo che porta a disabitare questi luoghi. Noi invece attraverso questa struttura siamo riusciti a tenere viva la comunità, il territorio, e quindi puntiamo a questo, non mollare. È stata una coincidenza, mi ha raccontato che quella struttura l'avete finita poco prima del sisma. Tra l'altro, se vai su Google Maps ancora la vedi. Sì. Se non mi ricordo, se dal satellite della strada si vede la struttura vecchia, a volte sì. Mi capita di guardarsi e dico: guarda te, cioè, di poco siete arrivati lì a avere davvero una difficoltà in più, oltre a... Ricordo che questa struttura è stata inaugurata il 6 agosto, 18 giorni prima del sisma. Questa per noi, ripeto, è la nostra Arca di Noè, perché è stata casa per tutti quanti noi per tanto tempo. Sì. Io personalmente ricordo che ho vissuto 15 mesi all'interno di questa struttura, quindi io la sento come casa veramente, per me, a parte il fatto che ce la siamo autocostruiti da soli e ne andiamo fierissimi del fatto che per
edificare tutto questo che c'è qui, questa struttura, non abbiamo speso un centesimo di manodopera. Attraverso la voglia di fare, la voglia di collaborare, abbiamo creato questa struttura che si è rivelata veramente importantissima. E mi ricordo quando ci siamo conosciuti, era febbraio, eravate tutti lì dentro a dormire, a mangiare, e bravo, si vedeva già una comunità comunque unita in modo particolare. Io, chi è lontano magari non l'ha perso, non capisce dove può arrivare la solidarietà della gente, e lì lo vedi che quando c'è un cuore che batte forte si possono fare grandi cose, credo. Assolutamente, guarda, ripeto, questa struttura è stata fondamentale in tutto e per tutto. Fatto sta che siamo stati studiati da diverse università, da diverse realtà per capire come abbiamo fatto a gestire questa situazione, come abbiamo fatto a portare avanti questa situazione, perché ricordo sempre che ci siamo autogestiti l'emergenza, come tu hai detto, sei venuto qui e hai trovato le persone che dormivano qui dentro, quindi sai benissimo di cosa parlo. E questa realtà è stata studiata da tante università che hanno fatto degli studi approfonditi per studiare il caso di resilienza attiva di campi, no? Perché si abusa molto della parola resilienza quando si parla di queste cose, un po' di drammi e quant'altro, no? E sì, però noi siamo stati, infatti ho sempre detto, noi siamo stati dei resilienti attivi, non siamo stati così a girarsi i pollici, ma abbiamo agito, ci siamo tirati sulle maniche. Bravo, ci siamo tirati sulle maniche, abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo e abbiamo fatto quello che il cuore ci diceva, ma per noi stessi alla fine, perché noi l'abbiamo fatto per noi, perché vivevamo qua. Però ripeto, è stato possibile farlo grazie a questa struttura, perché altrimenti non sarebbe stato possibile fare alcunché. Però guardare avanti sempre, e poi parliamoci chiaro, sarà forse la mia indole particolare, io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, riesco a vedere, non so per quale motivo, è così, io la vedo così. Il fatto che chi segue la tua pagina Facebook vede che ci sono tantissime comunità in giro per l'Italia che vi seguono, che sono affezionate, e avete fatto, a volte lo dico, anche il nome stesso Back to Campi, secondo me è una bella idea, anche sì, a livello visivo è molto efficace. Ma soprattutto ci sono le persone, te dici non so come ho fatto, ma hai un modo di trasmettere che veramente ti riesce molto bene, quindi se tanti paesi della Toscana piuttosto che del Trentino ti chiamano e partecipano, è un vedere che quello che semini comunque lo semini bene e raccogli tanto. Io penso no, Giorno, sei... hai fatto centro perfettamente, insomma, noi alla fine, ripeto, abbiamo fatto questo e la gente lo vede, perché abbiamo avuto la fortuna, passami questo eufemismo, di vivere un evento drammatico in un'era social, e nell'era social è stata utile veramente per divulgare quello che abbiamo fatto. Esatto. Quindi ricordo anche che in piena subito dopo il sisma, pochissimo tempo dopo, è arrivata a Campi una struttura, una casetta in legno donata dagli studenti di lingua italiana della scuola di Tokyo, dal Giappone, cioè a Campi. La potenza della rete che arriva, non so per quale motivo, attraverso i tam-tam dappertutto. E quindi, no, a Campi arriva una casetta donata da Tokyo, dagli studenti di lingua italiana della scuola di Tokyo. È qualcosa di inenarrabile per certi versi, ma va, secondo me andrebbe raccontato sul libro, qualcosa di importante veramente. Ce ne vorrebbero di libri, tante storie bellissime. E poi, ritornando al discorso del logo, cioè, io sono stato sempre un appassionato degli anni 80 e sono un 68, quindi era 80, ero in adolescenza, e per me Ritorno al Futuro è stata veramente la mia trilogia, una delle mie trilogie preferite, e quindi mi sono ispirato a quello, perché veramente noi vogliamo ritornare al futuro desiderabile che vogliamo su questi territori. Quello che stiamo facendo in pratica, John, mi riallaccio ancora agli anni 80, cosa stiamo facendo sostanzialmente? Ritorno negli anni 80 dicendo ci ricordiamo la storia infinita, noi stiamo combattendo come Atreyu contro il nulla che avanza, purtroppo è vero. C'è il nulla che avanza, c'è la sostanza completamente zero, non c'è nulla. Cioè,
C'è un sistema che prevede, che secondo me prevede la chiusura dei piccoli centri, c'è un sistema che va a centrare il tutto, no? È vero. Io faccio sempre delle riflessioni, dico, se pensiamo come è rinata l'Italia dopo la guerra, è rinata con le piccole attività, con le botteghe, con l'artigianato, con tutto quello che abbiamo, c'erano tanti piccoli imprenditori. Adesso, io poco tempo fa sono ritornato a Roma. Ti abbiamo perso? E cosa ha fatto un norcino che va a Roma? Apre una norcineria, un negozio di generi alimentari, una via grandissima che era piena di negozi, ci sono capitato, è un camposanto, sembra un cimitero, tutto chiuso, non c'è più un'attività, tutto completamente chiuso. Perché? Perché oggi esistono soltanto i centri commerciali, le grandi multinazionali che gestiscono tutto. Oggi compriamo su Amazon, però non andiamo più al negozietto a comprare, però ragazzi, Amazon non paga le tasse, da quello che so io, cioè non va bene, c'è qualcosa che non va bene. Parlo di profondo, sì. Quindi ragazzi, viviamo il nulla ci abbiamo davanti, dobbiamo lottare contro il nulla e provare ad invertire questa tendenza, ma dipende soltanto da noi, non dipende da nessun altro di noi, io sono sempre convinto di questo. Per il centro di Norcia, che da un lato sono tanti cantieri, ma dall'altro cominciano a spuntare quei negozietti che hanno piacere di ritornare lì e far vedere. Io devo dire comunque è un piacere vedere la vetrina che espone, ma è un piacere anche vedere le persone che hanno voglia di chiacchierare, di parlare, di presentare i prodotti, perché è il cuore della gente di Norcia, che vale molto, sicuramente. No. Poi ragazzi, secondo me viviamo in una nazione che ci invidiano tutti, cioè l'Italia, San Marino, siamo sostanzialmente la stessa identica cosa, se vogliamo, no, io penso che con quello che ci abbiamo da far vedere, da far degustare, da far mangiare, cioè ci abbiamo tutto ragazzi, ce lo invidiano, il mondo intero ci invidia quello che ci abbiamo, in un qualunque località andiamo troviamo delle eccellenze enogastronomiche, la cultura, ci abbiamo il mare, la montagna, siamo ricchi e dobbiamo sfruttarla questa opportunità di ricchezza che ci si prospetta davanti, in maniera positiva, ma la dobbiamo sfruttare. Anche noi stessi, insomma, San Marino, cerchiamo sempre di rivalutare quello che abbiamo. Certo. Tra l'altro, a proposito di immagini, ti ho promesso di mandarti qualche foto da San Marino della tua maglietta. Adesso le foto ancora non è caldo, però la maglietta con logo Back to Campi, ho piacere di farla vedere perché fa la pena. Io ho quella verde dell'incredibile Hulk. Ops, è successo. John sei sparito, non so perché. Non so neanch'io. Tolgo il video, John. Ecco, ci siamo, e vai. Volevo un'altra cosa, no, la maglia nera è più bella, prendiamo una nera e via. Poi quando avremo... Allora affermo così che faccio una foto in diretta, poi Paolo mi devi mandare l'indirizzo che te la mando anche a te, Va bene, ti farebbe molto piacere, ti ringrazio. Eccola qua, foto di John in diretta con la maglia Back to Campi, fantastica. Da San Marino, una foto extracomunitaria. Esatto, internazionalmente. Veramente, guarda, grazie. No, grazie a te, perché come detto è un esempio di resilienza, ma anche di permanenza, appunto, della ricchezza, appunto, che è il vostro territorio, è comunque l'Italia, comunque si dà sempre molto per scontato quanta ricchezza si può trovare, appunto, in queste località, e è bello scoprire, appunto, non solo che appunto si promuove, appunto, questo tipo di ricchezza, ma che comunque si cerca di portarla avanti nonostante le avversità, appunto, come è stato il terremoto, e vedere, appunto, che ci sono buone notizie fa assolutamente piacere.
Io vi ringrazio, ringrazio anche John, appunto comunque mi è stato comunque molto prezioso questo scambio, appunto, anche perché comunque tu conosci un po' più da vicino le vicende, il territorio, la storia di Campi di Norcia. Non sto sentendo un rumore sottofondo. Ah, ok, sono interferenze intriche. E quindi io spero appunto, dai, che avremo in futuro buone notizie e che al più presto Campi torni a splendere, insomma. Incrociamo Assolutamente, le dita. veramente. Eravamo. Grazie veramente con tutto il cuore a te, John, che sei una persona veramente unica. Paolo, anche tu sei una persona veramente speciale. Io ringrazio te e tutti gli ascoltatori di Radio Web in Volo per questa ennesima opportunità di visibilità e di comunicazione. È fondamentale. In qualunque momento, Paolo, sappi che ti aspettiamo a Campi insieme a John, con chi vuoi, vieni a trovare e No. poi mandami il tuo indirizzo, che ripeto, ti mando la maglia. Dimmi che taglia vuoi che io ti mando la maglia, che è doveroso ringraziamento per tutto questo bellissimo lavoro che stiamo facendo. E poi col presupposto magari di risentirci ogni tanto per fare una chiacchierata tra amici, sostanzialmente. È Sì. quello. Assolutamente più che volentieri. Ricordiamo il motto di Roberto, non si molla di un millimetro, però. Assolutamente, non si molla di un millimetro. Assolutamente. To be continued, come dicevi. Assolutamente, to be continued, è il motto, è una delle frasi cult di Ritorno al Futuro, no? Bisogna sempre continuare ad andare Esatto, era un motto che utilizzavi anche quando c'era l'iniziativa Un albero per Back to Campi, avanti. Ah, sempre, ogni nuovo step. è nato sempre, insieme al logo Back to Campi è nato anche questo modo di comunicare, insomma, perché è una cosa che deve continuare, non vogliamo assolutamente interrompere, non senza ombra di dubbio. To be continua. Ass assolutamente. Quindi noi facciamo un nostro in bocca al lupo per tutto quello che state portando avanti, per le vostre iniziative e per la rinascita sociale. Sono davvero contento, dai, di avervi trovato con notizie positive e con positività, che questo è stato il leitmotiv di questa vostra esperienza di resilienza. Con questo è tutto per questo nostro incontro su Radio Web in Volo nel format socialmente utile. Ringrazio ancora Roberto Sbriccoli e John Bianchi per essere stati qui con noi. Grazie Grazie a te Paolo, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie John, grazie Paolo di nuovo. Vi voglio a te. Grazie bene, grazie. mille, carissimo. E come Grazie. sempre, grazie anche a voi che ci avete seguito. Buon proseguimento su Radio Web in Volo. E mi raccomando, se questa puntata vi è piaciuta, condividete e lasciate un mi piace. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci.